Se tutto procederà come da cronoprogramma, i lavori di riqualificazione del lungomare sud di Pescara, nel tratto compreso tra Piazza Le Laudi e Via Celommi, dovrebbero terminare entro Natale. Oltre alla riqualificazione degli arredi urbani e all'allungamento della pista ciclabile da Piazza Le Laudi in direzione sud, il progetto prevederà anche un cambio di viabilità, come spiega al TG8 l'assessore del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia. Lavori partiti, come annunciato, anche con misure di viabilità che comunque contemperano le esigenze degli automobilisti, lasciando libera la corsia che procede da sud a nord, e oggi stiamo cantierando con due imprese questo tratto che va da Piazza Le Laudi, dove ora siamo, fino a Via Celommi. Le due imprese lavoreranno partendo dallo stesso punto, da Fosso Vallelunga, distaccandosi poi l'una verso nord e l'altra verso sud. Che tempi si prevedono? Ma i tempi dovrebbero essere tali da poter consentire la riapertura, nella migliore delle ipotesi, entro Natale. Però è ovvio che anche i lavori sono condizionati dagli eventi climatici, sono condizionati da fattori che possono essere estemporanei. Contrattualmente però entro Natale dovrebbe essere riconsegnata almeno una parte del cantiere. Io mi auguro tutto il cantiere, quindi con una bella riqualificazione che dà lustro a questa zona di Pescara molto bella. Qui intanto la viabilità come cambia? Abbiamo lasciato la carreggiata con direzione nord libera. Oltretutto ci sarà sempre la presenza di una pattuglia della Polizia Municipale per agevolare il deflusso del traffico, e invece chi deve procedere verso sud ha due alternative: o via Scarfoglio, quindi proseguendo per le strade parallele al lungomare, oppure attraversando invece via della Bonifica e quindi percorrendo la Nazionale Sud e arrivando a destinazione attraverso le traverse laterali. E abbiamo verificato che la maggior portata di traffico la mattina è soprattutto in direzione sud-nord, e quindi abbiamo voluto andare incontro a questa esigenza e creando un piccolo disagio invece a chi percorre la direzione opposta, per il quale ci scusiamo, ma è assolutamente inevitabile. Il costo dei lavori per i circa 800 metri di strada interessata alla riqualificazione si aggira intorno al 1 milione di euro, provento dei fondi PNRR. Ci sarà una bella riqualificazione dal punto di vista dell'arredo urbano e ci sarà anche un intervento sulla pista ciclabile che ha creato negli anni scorsi molte discussioni perché percorreva il marciapiede lato monte e invece verrà spostata sul lato mare. E quindi anche un occhio alla mobilità sostenibile, che ormai a Pescara trova una spinta forte. In una città moderna bisogna avere un occhio di riguardo anche a questo.